Allora, Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2019. Siamo qui ad affrontare questo argomento, credo estremamente interessante, che è quello del caseificio aziendale. Ringrazio voi che siete qui fisicamente, ma anche chi ci sta ascoltando in diretta Facebook da qualsiasi parte del nostro paese. Abbiamo voluto, diciamo, affrontare questo argomento del caseificio aziendale, ma un po' nello spirito, diciamo, di Ruminanzia. Non è che il caseificio aziendale o agricolo o rurale, chiamatelo come volete, è la soluzione, diciamo, ai problemi della produzione del latte in Italia, come non rappresenta neanche l'alternativa al percorso di qualificazione del latte. Però riteniamo che in particolare in alcune aree, diciamo, del nostro paese, soprattutto le aree, diciamo, marginali o disagiate o montane, chiamatele come volete, può essere, diciamo, una soluzione interessante. Perché tenete presente una cosa: i caseifici aziendali in Italia sono un numero molto alto, probabilmente sono circa 5.000. Quindi la più grossa industria lattiero-casearia del nostro paese sono i caseifici aziendali. Se voi fate un ordine di grandezza, di dimensioni, il più grosso gruppo lattiero-caseario del mondo, d'Italia, è Lactalis. Il direttore è seduto in quel tavolo lì. Quindi spero che non mi ascolta adesso cosa sto dicendo. No, sto scherzando. Lactalis è il più grosso gruppo del mondo, no? È un'azienda francese, è presente in Italia con molti brand e raccoglie probabilmente un quarto del latte che viene prodotto nel nostro paese. Questa, diciamo, La seconda industria è Granarolo, la cooperativa, quindi è un'industria che sfiora i 2 miliardi di fatturato e raccoglie il latte di meno di 1.000 allevatori in Italia. Poi qui c'è Soresina, che è una realtà molto interessante di questo territorio, che raccoglie il latte da circa 200 aziende. I caseifici aziendali, Raffaella, sono 5.000, una realtà non indifferente, che però richiede per quanto mi riguarda, per poter cogliere tutta la catena del valore, cioè dal mungere il latte in stalla fino al consumatore, perché spesso il caseificio aziendale chiude tutta la sostanzialmente filiera, richiede su alcuni punti degli approcci razionali, perché potenzialmente, ovviamente, è il tipo di destinazione del latte che genera la maggiore redditività in assoluto, potenzialmente, perché si parla dall'averlo munto all'averlo venduto, ovviamente trasformato a un consumatore direttamente. Però ci sono in questa catena del valore a volte dei punti che richiedono, diciamo, la razionalizzazione, cioè capire se tutti i passaggi sono fatti correttamente, se la valorizzazione, perché a volte io vedo. Sono molto appassionato di questa cosa qui, però a volte mi dispiace vedere dei formaggi che hanno un altissimo valore merceologico, molto pregiati, che però hanno un prezzo di vendita secondo me troppo basso. E questo non è un bel fare, perché poi alla fine se no si va in competizione con gli altri gruppi. Allora che cosa abbiamo fatto come rivista Ruminanzia? Innanzitutto in accordo con l'Accademia Italiana del Latte, qui abbondantemente, diciamo, rappresentata dal suo direttore, dall'azionista di riferimento, insomma, qui l'Accademia del Latte, abbiamo realizzato in partnership questa rubrica di Ruminanzia Domus Casi. Attraverso questa rubrica cerchiamo di veicolare tutte quelle informazioni che possono essere utili al mondo della caseificazione, sia il caseificio piccolo, quindi il caseificio agricolo montano, ma anche il caseificio che può avere anche delle dimensioni cooperative o più grandi ancora. Informazioni che vanno sia dagli aspetti tecnologici, perché insomma fare il formaggio io non sono capace, non è facile, è un lavoro che richiede un'enorme professionalità, è una forma d'arte per certi aspetti anche, no Mirko? E quindi richiede know-how, ma richiede anche quella sensibilità a mettere sul formaggio una giusta etichetta, perché voi sapete bene, noi siamo leader mondiali della trasformazione del latte. Una parte forte della nostra abilità è sicuramente fare un prodotto buono di sapore, che si abbina bene che ne so, con il vino,
piuttosto, ma anche la narrazione, cioè il trasferire la vostra storia, della vostra famiglia, del vostro territorio su un prodotto, perché questa cosa ha un potenziale di mercato che è esplosivo. Un po' quello che ha fatto il vino per certi aspetti, dove le cantine hanno trasferito, le piccole cantine soprattutto, la storia di un territorio, di una anche abilità enologica su un prodotto. Però poi alla fine di tutte le cose è vero che è un piacere, io mi auguro sia voi che siete qui, sia voi che ci state vedendo su Facebook, che è un lavoro accattivante e divertente, però poi alla fine della sera, insomma, il pranzo e la cena bisogna metterla in fila, no? Per cui abbiamo anche stamattina parlato del conto economico degli allevamenti. Il conto economico è un modo di gestire le cose che dovrebbe essere il modo di tutte le attività, sia liberi professionali, io sono un veterinario, siamo tecnici, ma anche le attività imprenditoriali. Cioè il conto economico che è quello che poi alla fine decreta se questo business è fatto bene o fatto male. Perché uno può fare un formaggio spettacolare, raccontare tutta la storia del nonno, del bisnonno, del trisnonno, del territorio, ma se poi alla fine su quel prodotto non si genera quella marginalità necessaria a portare avanti un'impresa, non va bene. Per cui abbiamo chiesto innanzitutto al nostro partner di Domus Casei, Accademia Italiana del Latte, che su questo è molto attiva nella parte di formazione. Questa è una società che è stata costituita all'unico e solo scopo di vendere know-how o conoscenze sulla quella che è tutto il percorso della caseificazione. Per cui ho chiesto a Mirko Galliani, che è il direttore di questa cosa, di farci capire se io mi viene in mente, ho un allevamento, soprattutto, non voglio più dare il latte sul mercato, perché sono sempre un po' con l'acqua alla gola, voglio arrivare alla trasformazione, dall'A alla Z, cosa devo fare? In pratica, noi siamo una rivista, quindi dobbiamo essere molto pratici. Poi ho chiesto alla Farm Consulting, ad Arrigo Milanese, che è l'uomo dei conti, nel bene e nel male. Ok, l'abbiamo costruito questo caseificio, lo abbiamo avviato, cosa dobbiamo controllare per capire se genera reddito? Ciao. E se non genera reddito, dove mettere le mani? Quindi, il workshop significa che dobbiamo dialogare, se no sarebbe un convegno. Do la parola a Mirko, che ringrazio anche per la sua febbre, perché non sta bene, e quindi della passione che ci mette. Poi sentiamo con Enrico e poi facciamo una discussione finale. Abbiamo un'ora di tempo, quindi un'ora e mezza, quindi alle 3:30 dobbiamo chiudere necessariamente. Bene, buongiorno anche dalla parte mia. Sono Mirko Galliani, vengo dalla provincia di Bolzano, un po' si sente. Sono il direttore di Accademia Italiana del Latte, non voglio andare a ripetere. Ma non eri siciliano, scusa. Un po' si sente sta R che gratta un po'. E siamo un'azienda, come ha spiegato Alessandro, che facciamo corsi e consulenze nel settore della trasformazione lattiero-casearia. E abbiamo accettato con grande piacere l'invito di Alessandro di venire qua a parlare davanti a una platea in una fiera dedicata al settore lattiero-casearia di mini caseifici, di... Vorrei mandare avanti, ma hai la tecnica. Andiamo di tasti. No, bisogna mettere solo la spina nel computer. Giusto. Va adesso, vediamo. Vuole o non vuole? Riesci a schiacciare il pulsante magari? Tempi morti, normalmente andrebbe una canzoncina in questo momento, ma... Beh, io ve la potrei anche cantare, ma non sarebbe una bella... No, non lo leggo. Vediamo.
Vediamo. Normalmente spegnere e riaccendere funziona sempre. E Mirko, vai a braccio e poi... Allora, tendenzialmente, se me la mandi solo avanti, la domanda principale che si fa è praticamente il perché. Perché uno decide di andare ad aprire un mini caseificio e cercherò di spiegarvi la mia concezione. Io vengo da un mondo della trasformazione media, piccola e grandissima, quindi rispecchiamo con l'Accademia sia... non dico gente come loro, ma più o meno, fino a piccoli produttori. E tendenzialmente dobbiamo stare attenti di non fare gli errori madornali che spesso e volentieri si fanno nel settore del tiro caseario, e ne parlerà poi sicuramente anche il collega. Ora, perché uno dovrebbe andare ad aprire un mini caseificio? Cioè, che senso ha andare ad aprire un mini caseificio? Fin dei conti, faccio una domanda un po' provocatoria, vado a fare un lavoro... che non sarebbe neanche il mio. Cioè, se io sono un produttore di latte, il mio lavoro principale è quello di produrre latte nel miglior modo possibile. Però, ahimè, lo sappiamo, negli anni il settore lattiero caseario, l'oscillazione dei prezzi del latte ha fatto sì che parecchie aziende dovessero chiudere. Fa poco rumore, vi faccio un esempio, in Italia oramai ci sono più gelaterie che aziende agricole. Dato abbastanza allarmante, perché comunque poi alla fine è l'allevatore che o direttamente o indirettamente produce il cibo. Senza cibo non si va da nessuna parte. Quindi la scelta di andare a costruire o a creare un mini caseificio per l'80% è una scelta economica. Una scelta economica per, come diceva Alessandro, per andare a valorizzare questo prodotto, questo latte, che tendenzialmente sono pochi a vendere e molti a conferire. E anche se l'italiano non è la mia lingua madre, c'è una bella differenza tra vendere e conferire. Finché io produco latte, io lo conferisco, quindi il prezzo lo fanno gli altri. Quando io inizio a trasformare il latte, io lo devo vendere, o i miei prodotti, quindi il prezzo lo devo fare io. Poi spiegherà il collega come si fa. Quindi tendenzialmente abbiamo deciso che abbiamo del latte, vogliamo valorizzarlo, andiamo a costruire un mini caseificio. Bene. Cosa succede nel nostro mondo? Che presi dalla foga e anche da poca informazione fino a pochi anni fa, perché non c'era gran cultura di impresa, non c'è nel settore lattiero caseario, ecco. Dobbiamo stare molto molto attenti a non cascare nel discorso di fare una cosa un po' così. Se mi vai alla slide numero avanti, yeah. Faccio un po' più fatica, ok, avanti. Aspetta che provo. Sapete che cosa? C'è un tasto per farlo andare, questo qua, giusto? Qua, perfetto, ok, neanche così, ok, bon, qua me lo lasci. Allora, abbiamo detto che la scelta è dovuta a vari fattori, sto in piedi così vado lì a muovermelo. L'andamento del prezzo del latte conferito nella stalla negli anni, io faccio sempre una cosa molto brutale: se voi andate a vedere, il prezzo del latte non ha mai picchi, il prezzo del latte ha sempre leggerissime oscillazioni che fanno sì che i raccoglitori, i grandi caseifici, chiamiamoli come vogliamo chiamarli, ma non li voglio demonizzare, sfruttano pesantemente la soglia di tolleranza al dolore dell'allevatore medio italiano. Detta così può far male. Se io vado ad Alessandro e lo pizzico, sarebbe un crollo da 50 centesimi a 20 centesimi, si arrabbia come una iena. Se vado lì, gli appoggio una forbice, 30 anni fa sul braccio, adesso ci avrebbe un buco, ma non lo sente. Questo è un po' l'andamento del latte negli anni. Quindi la scelta è di andare a valorizzare il lavoro per andare a creare reddito. Ora però dobbiamo stare attenti, perché normalmente all'italiana si fa le cose con una buona idea, ma si fanno un po' così, quindi so che devo comprare macchinari, vado a delle fiere, devo fare uno spaccio, poi ho la zia da mettere a lavorare, la nonna, la cognata, attenzione. Un mini caseificio è esattamente un'impresa, anche se è adiacente alla stalla, è sempre un
impresa. E come ogni impresa va strutturata e ci va fatto dietro un progetto, che non è quello che fa il geometra o l'ingegnere, anche. È un progetto tendenzialmente che nel nostro mondo è la salvezza per tante aziende. È un progetto sicuramente di lavoro, decido di farlo. È un progetto di vita. Mio figlio va all'università, torna indietro, non sa cosa andare a fare, vorrebbe tornare il ritorno dei giovani in agricoltura, no, la moda. È un progetto di famiglia. Quindi lavoro, vita e famiglia. Però anche se di lavoro, vita e famiglia, non dobbiamo prenderla alla leggera. Perché magari siamo una famiglia, ma all'interno del mini caseificio, uso parole pesanti, facciamo parte di una... di un ufficio personale, e lì specialmente in piccoli caseifici bisogna stare attenti che a tavola è la mamma e il papà, ma in caseificio è responsabile di produzione, responsabile di vendite, e quindi dobbiamo veramente andare a costruircelo. Ogni progetto, in questo caso di un mini caseificio, deve avere una qualcosa di concreto. Non posso dire lo faccio oggi. Si parla normalmente di acquisti ponderati o d'acquisti d'impulso. Vado, mi mangio un gelato, un acquisto d'impulso. Voglio fare un caseificio, è un acquisto ponderato di attrezzature e di know-how. Quindi io devo avere un progetto ben chiaro. Un progetto ben chiaro dove so esattamente i passi da fare uno a uno. E primi passi vuol dire darsi degli obiettivi. Io non posso dire apro un mini caseificio con la mentalità di mettere il bidone da latte fuori e aspettare che qualcuno venga a raccogliermi. Io mi devo dare degli obiettivi. Obiettivi di crescita sicuramente, obiettivi di andare a guadagnarci, perché se lo facciamo la beneficenza si fa in chiesa normalmente, e normalmente i grandi studi di marketing dicono che dopo 3 anni un'azienda deve fare utili, se non è un hobby. Caccia, golf, pesca, spendo dei soldi, un hobby. Il lavoro non è un hobby, il lavoro è un lavoro. Quindi io dovrò costruirmi in testa esattamente un processo, un progetto tale, da dire dove voglio arrivare. Oggi ho deciso, fra 6 mesi dove sono, fra 12 mesi dove sono, tra 24 mesi dove sono, tra 36 mesi dove sono, io voglio diventare, voglio fare la concorrenza alla Lactalis, potrebbe essere un obiettivo. Voglio diventare io quello che raccoglie tutto il latte, però stiamo parlando di mini caseifici. Quindi il mini caseificio cosa ha la sua forza? È quella di andare a dar valore aggiunto a tutto il suo latte o a parte del suo latte. Però dovete avere degli obiettivi ben chiari, ben chiari. Se voi iniziate, così come dicono i francesi, pour parler, a dire beh dai iniziamo, poi vado un po' al mercato, vendo 2 caciotte lì, poi vado un po' in un supermercato, il fornaio, funziona. Però facciamo molta fatica a costruire qualcosa su questa base. Quindi la prima cosa quando io devo pensare o io ho deciso di iniziare ad aprire un caseificio è darmi degli obiettivi. Quanto latte voglio lavorare, dove lo voglio lavorare, quali sono le mie strutture, devo costruire, ce le ho già, una rete di vendita. Attenzione, ve lo ripeto, il prodotto va venduto, nessuno viene a ritirarvelo. Il latte vengono a ritirarvelo, il prodotto va venduto, quindi devo andare a fare un'indagine di mercato, dove sono posizionato, sono vicino a Roma, posso andare a Roma, abito nel cucuzzolo della montagna a casa mia, dovrò fare qualcosa di extra affinché la gente arrivi. Quindi oltre a un obiettivo raggiungibile a breve, medio, lungo termine, io per ogni lavoro che vado a fare ho bisogno di un team. Da soli, tuttologi, sono finiti. Ah, ma io faccio un po' tutto, io mungo, poi io vado nei campi, poi io mi faccio un po' di mais, poi io mi faccio un po' di questo, un po' di quello, alla fine arriva lui, dice ragazzi, così non va. Quindi io devo avere un team, che sia un team di 2 persone, di 3 persone, io mi devo dare dei ruoli. C'è chi produce latte, c'è chi trasforma, e qui ho messo un po' di ruoli. C'è l'allevatore, c'è il conferitore, c'è il casaro, c'è il manager. C'è il burocrate, perché caro mio, tutta bella l'Italia, ma poi devono girare anche le carte. C'è quello che poi trasforma per andare in somministrazione, quindi anche un agriturismo. Cioè,
persone formate per i ruoli giusti. Se ho una persona in casa che gli devo, ho deciso di metterla a lavorare come mia sorella, che è una persona molto timida, magari chiusa, però molto bella, maniaca, è inutile che la metto a vendere. Quando arriva qualcuno ha paura, quella la metto a fare gli acquisti, magari in produzione perché è bella metodica. Cioè, il trucco di ogni impresa, grande o piccola che sia, è le persone giuste nei ruoli giusti. E o le ho già formate perché hanno un background di formazione, o vanno formate. E dobbiamo anche avere l'umiltà di capire che noi tutto non riusciamo a farcelo da soli. Ha parlato Alessandro di un punto di vista di marketing, di andare a posizionare. Non tutti hanno un figlio, una figlia, uno zio, una zia che è una grafica, che sa tirarti fuori un logo. Perché tendenzialmente, momentaneamente, mangiamo più con gli occhi che con la bocca. Quindi un prodotto mediocre in una bella confezione vale 10 volte tanto un prodotto di assurda qualità, non è detto che è buono, di qualità, in una confezione mediocre. Quindi obiettivi e persone formate per i ruoli giusti. Noi come Accademia Italiana del Latte, cosa formiamo? Noi formiamo casari. Che bella parola. Cos'è un casaro? Beh, un casaro, a mio vedere, è quella persona che conosce il latte prima di trasformarlo. Vi faccio una piccola pausa. Conoscere prima di trasformarlo. Perché, come dicono in Germania, quando uno fa una cavolata si dice hai fatto un formaggio. Perché la roba più banale, più semplice che esista, prendi del latte, ci butti un po' di caglio, qualcosa tiri fuori. Fare un prodotto costante nel tempo è la cosa più difficile che esista nel nostro mondo, perché non usiamo ingredienti, usiamo batteri e enzimi. Faccio un paragone con la cucina, Alessandro è di Roma, vado da un cuoco e gli dico cos'è più difficile, a fare una pasta al ragù o una cacio e pepe? La cacio al ragù magari un po' più complessa, cacio e pepe ha 3 ingredienti, se metti un mestolo di acqua di troppo o di troppo poco, tu rovini. Questi sono i prodotti lattiero-caseari, latte, sale, calio, fermenti. E solo perché uno sa fare una cagliata non è un casaro. Il casaro è quello che conosce il latte, che decide quando ce l'ha davanti, sa esattamente dove intervenire, come intervenire per andare a creare esattamente quel prodotto che lui vuole alla fine. E se lo fa una volta buono, si chiama fortuna. Se riesce a ripeterlo, si chiama bravura. Quindi o lui ha un background o continuerà a formarsi, quello che facciamo noi. Se voi andate a vedere momentaneamente come Accademia, quando lavoriamo nei grandi gruppi lattiero-caseari, la prima cosa che ci chiedono è la formazione del personale. Il personale deve essere, io non posso prendere uno che fino all'altro giorno faceva l'allevatore e andava a fare del mais e adesso si mette a fare il formaggio perché gliel'ha insegnato la zia, la cugina, va tutto bene. Però sarà molto molto difficile avere una costanza, perché poi alla fine il mercato lo decide il consumatore finale. Io vengo da lei signora, prendo un prodotto magnifico, la volta dopo vengo da lei, me lo aspetto, non dico identico, ma molto simile. Quindi io devo conoscere tutte le sfaccettature del latte prima di andare a trasformarlo, non trasformarlo e poi conoscerlo. Quindi è un, come ha detto Alessandro, si parla di arte ed è vero, la caseificazione in certi popoli è quasi qualcosa di mistico. Nel nostro mondo si parla di nozioni di igiene, chimica, microbiologia, per sapere sempre come si fa quando. Questo è, secondo me, la frase più banale che esista al mondo. Devo sempre sapere il perché faccio cosa. Voi mi direte, boh, cosa ha inventato l'acqua calda? Andate in giro per i caseifici, chiedete ai casari, fra virgolette, perché fanno una cosa. L'80% dei casi non vi sanno rispondere. L'ho sempre fatto così. E se hai sempre fatto così vuol dire che è sempre andata bene, continui a farlo. Ma se non lo sai perché lo fai, appena hai un problema, come fai a intervenire? Viviamo in un mondo dove, specialmente nel settore agricolo, lattiero-caseario, poca importanza, specialmente di piccoli caseifici, si dà il tempo. Ah, quante volte avete sentito, ma se conteggiassi il mio tempo dovrei chiudere? Forse un pensierino dovresti fartelo.
Quindi il sapere il perché io so che in questo momento metto questo prodotto nel mio latte, lo riscaldo a quelle temperature, perché voglio fare quello, quello, quello e so già cosa mi esce alla fine. Chiaro, non è semplice. La cosa più semplice è prendere, come facevano i malgari, prendo del latte, mentre finisco di mungere ci butto un po' di caglio, poi con una mano finisco di fumare la sigaretta, lo rompo un attimo e poi me lo mangio io, sì. Però siamo anche in un'epoca dove parliamo pesantemente di qualità alimentare, di food safety. Non vuol dire appiattire un prodotto, ma anche un prodotto artigianale deve rispecchiare certe caratteristiche. Quindi sapere perché si fa cosa è la cosa più determinante, che nel nostro mondo, proprio per l'assenza totale di ingredientistica, quindi l'assenza totale di una ricetta, quando io sento parlare di ricette nel mondo lattiero casero mi viene da ridere, i medici scrivono le ricette, noi parliamo di procedimenti, perché quello che vale per Alessandro non vale sempre per me. Una ricetta invece vale per lui come per me. Bisogna sapere sempre il perché si fa cosa, cioè, e per saperlo bisogna conoscerle le cose e quindi bisogna formarsi e le interviamo noi. E come ultima slide, anche un po' provocatoria, vi dico che lavori improvvisati daranno sempre risultati improvvisati, che non vuol dire che deve andare male per forza, anzi, il latte perdona, molto. Ho fatto un esempio, Alessandro, sul vino. Perché si è creata cultura nel bere? Perché ci sono stati dei morti o della gente che diventava cieca? Allora la gente ha detto, aspetta un attimo che vado a vedere qua, forse magari è meglio che incominci a bere in un certo modo. Il giorno che ci saranno, speriamo mai, dei problemi con i formaggi, la gente inizierà a consumare e comprare in modo molto più consapevole. Quindi non lasciate nulla al caso. Quello che riuscite a farlo voi con le vostre competenze, fatelo voi, fatevi aiutare da pool di esperti, fatevi aiutare da chi credete che vi possa aiutare. Non voglio, potrebbe passare come marchetta, non lo è. Spesso e volentieri la consulenza nel mondo agricolo è vista come buttare via dei soldi, perché non c'è niente di tangibile. Cosa compro del sapere, cos'è? Quando pensate che un professionista sia costoso, non avete la minima idea di quanto alla lunga vi costerà un incompetente. Questo ve lo do nero su bianco. Perché spesso la fortuna è troppo poco. Fortuna è una bella cosa, ci vuole, però se noi lavoriamo bene con degli obiettivi, delle linee guida, sappiamo esattamente sempre perché facciamo quando, noi non avremo grandi problemi. Ecco. Questo è il nostro modo di vedere un mini caseificio. Vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al collega Rio. Ma tu pensi di cavartela così semplicemente, Mirko? No, prima di dare la parola ad Arrigo, che diciamo ci condurrà nel noioso mondo ma del conto economico, volevo chiedere ancora sia a te ma anche a, qui vedo, non vi conosco tutti, però qualcuno lo conosco e conosco un po' i percorsi che sono qualche più o meno approfonditi da storie diverse, cioè da un punto di vista tecnico, aprire un caseificio, da un punto di vista nel senso devo, a parte diciamo costruire fisicamente la struttura, ma poi dovrò metterci le macchine. Poi dovrò, mi piaceva Mirko, ma nella semplicità che ti contraddistingue da buon altadesino, le tappe, cioè io c'ho davanti o un pezzo della casa, il garage dell'azienda agricola da ristrutturare, oppure ho un prato dove immaginare di costruire un edificio. Poi in questo edificio ci dovrò montare delle macchine per trasformare il latte, ma magari prima devo sentire chi a livello burocratico mi dà l'autorizzazione, per poi arrivare a dire ok, chiamo chi mi venderà il muratore, poi chiamerò. Questo percorso qui è standardizzabile o è improvvisato secondo te? Guai improvvisare, ma torniamo sempre al discorso di prima. Noi non dobbiamo andare a dire c'è un pezzo di terreno, qua ci faccio un caseificio.
Io devo avere chiaro in testa dove voglio fare il caseificio, perché quel pezzo di terreno potrebbe essere geniale perché è piatto già, però è dietro la cascina. Se lo facessi davanti, mi passano davanti 1000 macchine, sarebbe molto più ideale. Quindi io devo sempre avere in testa il risultato finale. Poi da un punto di vista operativo è come hai detto te, cioè io devo trovarmi la locazione in base alla vendita che avrò, dovrò andare a costruire dei numeri calcolando sempre che produciamo alimenti, quindi c'è un controllo, l'USL, l'ASL, che spesso e volentieri uno li vede come uno sporacchio, ma io vi dico sempre, io nel mio lavoro poi sono anche tra incudine e martello ogni tanto, dico calcola sempre che tu produci alimenti, metti le mani in cose che gli altri mangiano, non fai chiodi, con tutto rispetto per chi fa chiodi. Quindi anche eticamente andare a costruire un posto, una struttura igienico, sanitaria, facile da lavare, facile da tenere pulita, con all'interno dei macchinari che possono essere da piccolissimi a grandissimi, ma torniamo sempre al discorso di prima, Alessandro, che obiettivo mi sono dato? Dove voglio arrivare? Io mi do degli obiettivi, ma poi ho 10 metri di terra dove tiro su un container, ci sta. Però il mio obiettivo magari dopo era di fare un exploit. L'altro dice no, io faccio su una baracca della Madonna, perdonatemi il termine, butto dentro macchinari a non finire e poi lavoro magari 10 litri di latte, perché probabilmente spesso e volentieri funziona così quando i macchinari non li compri tu ma li compriamo noi. Quindi la tua domanda è giustissima, Alessandro, c'è un percorso, chiaramente c'è un percorso, io devo andare in comune, faccio la mia struttura, concordo con quelli dell'USL, faccio delle produzioni, controllo chi mi dà i macchinari, base ai prodotti che ho deciso di fare, mi compro i macchinari, confezionamento, celle, stagionatura, mica stagionatura, vendita, banco vendita, dove vado a vendere, ho bisogno di furgoni, ho bisogno di celle, cioè c'è un percorso, poi si fa una scia e poi si parte, vedi, anche lì è una cosa molto interessante, perché al giorno d'oggi per aprire un caseificio, se tu dici ma io il formaggio mi piace mangiarlo, non l'ho mai fatto, ma se tu vuoi, domani tu apri un caseificio, fai il giornalista di mestiere, il veterinario, tu domani apri un caseificio se vuoi, metti le mani nel latte che gli altri mangiano, poi le tue sono pulite, però non c'è qualcuno che ti dica no, dovresti avere un minimo di conoscenza, se vuoi fare il geometra devi avere un pezzo di carta che ti dice che sei geometra. In Italia non funziona più così, non c'è stato il ricambio generazionale pesante tra i vecchi, chiamiamoli casari, e i nuovi. Lavoriamo, siamo nella generazione degli smartphone, siamo in diretta Facebook, ciao Facebook, però lavoriamo ancora, ci sono ancora dei posti dove si lavora con delle stecche di legno e poi ci lamentiamo che i prodotti non vengono bene e poi chiamiamo, ma mi dai una mano, ma costi, perché? Perché non si è fatto all'inizio quel ragionamento di dire dove voglio andare a finire e quando. Ripeto, forse l'ho presa troppo larga proprio dal tuo attesino. Non esiste un metodo che devo andare, allora prima di tutto vado in comune, prima di tutto. Cioè è una cosa che io mi costruisco man mano, chiaramente sempre in collaborazione a chi sarà il mio controllore, perché è giusto coinvolgere la gente, per andare a costruire un piano insieme. Mai pensare di fare le cose da sole, la gente poi se pensate di escludere certe figure ve la fanno pagare. Quindi comune, USL, permessi, poi ogni caseificio è fine a se stesso, c'è uno che ha un posto, l'altro che ne ha un altro, non esiste un metodo, però esiste un modo di lavorare bene e un modo di lavorare male. E voglio sentire un po' di testimonianze. Disfrutto un po'. Allora, tu sei agronomo, allevatore, siciliano, ma come ti è venuto in mente di mettere un allevamento a Ragusa di bufale, ma soprattutto di fare la mozzarella di bufale? Cioè, ti è venuta una follia? Hai seguito un ragionamento, l'hai fatto distinto, perché poi la tua attività è anche di successo, noi ti seguiamo, noi ci conosciamo da un po', ci vediamo, io ho detto o è impazzito, perché se era a Caserta e faceva allenamento di bufala io neanche lo chiamavo, ma a Ragusa. Buonasera a tutti, sono Giovanni Tuminello.
L'idea nasce nel 94 e viene realizzata nel 2006, quindi il tempo per pensarci ce lo siamo presi. L'idea nasce per la volontà di offrire sul territorio qualcosa che non c'era. Abbiamo pensato che caseificare a Ragusa è cosa normale, trasformare del latte di bufala no. Non volevamo confrontarci sui prodotti classici ragusani, per quanto buoni e che comunque facciamo, ma volevamo portare una novità. L'idea non è mia, l'idea è di un docente che ho avuto la fortuna di conoscere a Bologna, che vedendo le mie capacità ha detto: ma ci hai mai pensato a mettere su un allevamento di bufale? E da lì è iniziata a maturare l'idea, dal 94 al 2006, che nel frattempo ho finito gli studi, ho fatto la mia professione di agronomo, e dopodiché, scegliendo le persone giuste, perché ho tirato dentro nella società due allevatori e un casaro che per tanti anni ha lavorato in Campania, ragusano, ma che ha lavorato in Campania, c'erano le figure professionali, credo, necessarie per avviare l'attività. E devo dire che non è stato semplice, sicuramente abbiamo commesso degli errori, ma dopo oltre 10 anni, insomma, oggi è un'azienda su cui pochi scommettevano, perché avevamo portato una specie nuova e già questo era motivo per chiudere subito. 2, era una società, non era un'azienda individuale, ma anche lì costruire la compagine societaria è fondamentale. Tutti ci dicevano: ma siete una società, fra 6 mesi non andrete d'accordo. Anche qui credo sia fondamentale. La società oggi esiste non nella stessa struttura, nella stessa compagine originale, ma perché bisogna essere anche maturi per stare in una società. Bisogna anche comprendere che ci possono essere punti di vista diversi, l'importante è confrontarsi, rimanere con l'obiettivo su dati oggettivi e non soggettivi, e poi prendere la scelta, fare la scelta condivisa e migliore per l'azienda. Nel 2006 abbiamo comprato il primo gruppo di bufale, abbiamo comprato 40, nel 2009 altre 40, oggi abbiamo un allevamento che ha oltre 200 bufale in produzione, trasformiamo il latte, in questo momento no, perché abbiamo un picco di produzione, ma purtroppo la bufala ha questo problema della stagionalità nei consumi, però per scelta noi preferiamo, abbiamo dimensionato l'allevamento che è quasi arrivato alle dimensioni massime, per coprire sicuramente i nostri fabbisogni nei periodi di maggiore richiesta e per vendere il latte nei periodi in cui la richiesta è minore. Questo perché? Perché da noi è difficile reperire del latte di bufala in generale, di qualità ancora più difficile. Quindi preferiamo, ripeto, approvvigionarci solo dal nostro allevamento. Noi vendiamo oggi circa il 50% della nostra produzione direttamente, abbiamo 3 punti vendita, anche se uno di questi è stagionale, poi aderiamo al sistema di Campagna Amica, dei mercati di Campagna Amica, per cui copriamo anche altre province, e per metà lo vendiamo alla ristorazione di fascia medio-alta, soprattutto nelle province di Catania e Palermo, perché chiaramente sono le realtà che potenzialmente hanno un consumo maggiore. Spuntiamo dei prezzi, pur non essendo un prodotto DOP, più alti rispetto al prodotto campano. Questo, uno, per la qualità intrinseca del prodotto, ma anche per il servizio che diamo col prodotto, perché nonostante le strade
e Alessandro ne sa qualcosa, in Sicilia non siano delle migliori, noi siamo in consegna dei nostri clienti almeno due volte a settimana per garantire sempre un prodotto, io dico di giornata, perché produciamo al mattino e consegniamo al pomeriggio. Possiamo essere bravi o meno bravi a fare un prodotto di qualità, ma se poi una mozzarella di bufala rimane in frigorifero 10 giorni, abbiamo fatto nulla. E allora anche lì abbiamo fatto una valutazione, siamo dotati dei mezzi necessari per poter fare la distribuzione, che facciamo direttamente, anche perché questo è un modo per avere un feedback continuo con i clienti. Chi va in distribuzione sono ragazzi attenti che chiedono, domandano, verificano e eventualmente insomma, si corre ai ripari. È un'azienda, credetemi, complessa, non è semplice. Io vengo da un'altra esperienza imprenditoriale, con una semplice attività commerciale che ha dei volumi decisamente più grossi, ma molto più semplice. Nel tempo abbiamo costruito un sistema di controllo anche dei costi, un controllo di gestione, perché è tutto necessario. Il primo passo è capire cosa ci costa, cosa costa a noi un chilo di mozzarella, cosa costa a noi il latte. Diciamo che l'abbiamo fatto con grandi sacrifici personali e con investimenti non indifferenti, ma credo che il tempo ci stia dando ragione. Non voglio cantare vittoria, ma credo che sia così. Quindi guadagni? Oggi sì. Ok. Ha oggi detto sì. Oggi sì, va bene. Domani Dio provvede. Grazie. Volevo prima di passare, Enzo, di passare la parola a Rigo, che ci condurrà, diciamo, nel ginepraio del conto economico. Volevo sentire qui, perché li sto chiamando con casualità perché sono qua, io non sapevo che voi venivate, però siccome ci conosciamo da un po' e ambedue venite da percorsi un po' diversi, no? Il tuo poi è molto diverso, se lo vuoi dire lo dici, se no no. Lui no, perché comunque è un tecnico che ha fatto consulenze, assistenza tecnica a Ragusa, quindi diciamo è evoluto da lì. Tu vieni da un mondo che non c'entra proprio nulla di niente. Sei arrivato te e quel genio di tua moglie a fare questo caseificio in Puglia, un caseificio aziendale che è diventato importante, partecipa anche a delle competizioni importanti, sono molto attivi. Raccontacela un po' un attimo, poi ti chiedo se guadagni. Grazie professore dell'invito, scusate se non ho ascoltato la vostra relazione perché sono appena rientrato da Parma, perché in questi giorni c'è il Cibus Tech. Io voglio essere diretto per voi che state ascoltando qui, che state dedicando del tempo per questo convegno. La cosa più importante è fare quello, dico io sempre, non ci siamo inventati niente, quindi quello che facevano i nostri nonni l'abbiamo fatto noi, quindi prima nelle masserie, no? Io provengo dalla Puglia, no? Nelle masserie si trasformava il latte, si trasformavano i suini, quindi si faceva tutta questa cosa qua. Io devo dire grazie tantissimo ai convegni, alle giornate di informazione che si tengono in questa fiera. Quindi io da oltre 20 anni che frequento questi convegni. Quindi ho imparato tantissimo e devo dire grazie a voi. Io ho voluto chiudere la filiera perché in tutti i convegni si parla adesso di economia circolare, però 20 anni fa si parlava di chiudere la filiera. Quindi questo è quello che ho messo in pratica. Non sapevo di arrivare dove siamo arrivati. Adesso vi do dei piccoli cenni di chi eravamo. Quindi noi siamo allevatori di bruna alpina da 3 generazioni. Quindi il nonno è stato un allevatore che utilizzava questa razza, perché in Puglia, come voi sapete, c'è la podolica, però latte ne fa pochissimo. Quindi ha utilizzato questa razza e nel 2000 abbiamo rilevato questa azienda che era destinata alla chiusura. Quindi
per non disperdere il patrimonio genetico, noi abbiamo deciso di rilevarla per trasferirla alle generazioni successive. Come dice il professore, io provengo dal settore delle auto, mia moglie dalla moda, e quindi poi ho fatto pure altri lavori nella vita, quindi l'abbiamo fatto solo per non disperdere il patrimonio genetico e per trasferire i sapori di una volta alle generazioni successive. Quindi mi fermo qua come presentazione. Quindi io invito a tutti quanti, perché questa cosa negli ultimi anni qui a Cremona se ne parla tantissimo, o dei mini caseifici aziendali o dei chiudere la filiera. Invece, voglio dire, io questa cosa l'ho messa in pratica un po' di anni fa. Quindi abbiamo avuto... La cosa importante è scegliere la location. Se uno, come diceva il relatore prima, se uno si trova in una zona di passaggio o una zona turistica, già il prodotto si vende da solo. Poi l'altro consiglio, se, professore, se mi permetto a dare dei consigli, scegliere, abbinare la ristorazione o la degustazione, perché il consumatore, se non assaggia, non acquista. Lo stesso prodotto venduto, pure noi facciamo parte della filiera di Campagna Amica, voglio dire, siamo andati a eventi nazionali e internazionali, siamo stati segnalati all'Expo di Milano, siamo stati 3 volte a fare la burrata a fine maggio, la mozzarella, al concorso nazionale di formaggi di Sola Bruna. Quindi però abbiamo notato che se il consumatore non assaggia, lo stesso prodotto seduto a tavola non si vende. Quindi abbiamo abbinato da 10 anni, abbiamo rilevato un'altra masseria che ha una struttura ricettiva, lo stesso prodotto consumato a tavola ci fanno tutti i complimenti. Quindi poi sta lì a voi, come diceva Mirko, che bisogna avere delle predisposizioni, perché pure io ero molto timido fino a 19 anni, quindi non parlavo per niente. Poi mi hanno mandato a Roma spintaneamente e quindi lì sono diventato così. Quindi non mi prendete adesso se sono così chiacchierone. Quindi ognuno di noi ha delle qualità. E poi io vi consiglio di specializzarvi, perché è molto importante, prima di assumere il personale, di essere voi specializzati, perché il personale danno sempre la colpa al latte. Invece basta che loro superano di un grado la temperatura, il prodotto non è più, diciamo, conforme oppure che ha dei requisiti. Perché mia moglie nel 2007 si è specializzata come tecnico lattiero caseario, quindi oltre a perfezionare la linea dei prodotti pugliesi, le paste filate, diciamo formaggi a pasta dura, ha introdotto la linea con i fermenti, quindi dallo yogurt, la caciotta stracchinata, le caciotte e le caciotte speziate. Noi deteniamo, siamo l'unica azienda in Puglia che deteniamo 2 marchi nazionali, il marchio di Sola Bruna, che è il Consorzio Nazionale di Valorizzazione di Formaggi di Sola Bruna con sede nel Veneto, poi deteniamo il marchio Italia Leva, che sarebbe l'Associazione Italiana Allevatori che garantisce dall'animale nato in Italia, nel nostro caso nella nostra azienda, fino al prodotto finito. Noi siamo partiti da allevare 20 vacche in mungitura e 13 manze, quindi la rimonda. Siamo arrivati a 160 solo con la rimonda aziendale, quindi voglio dire solo con le femmine che sono nate in azienda, non abbiamo acquistato, quindi è triplicata la materia prima. Poi deteniamo, è un'azienda biologica da sempre, però dal 98 certificata, siamo stati i primi a produrre latte di alta qualità, è molto importante le certificazioni. Le prime 2 certificazioni non abbiamo fatto la richiesta, siamo stati segnalati dalla Regione Puglia o dall'Associazione Regionale Allevatori, e poi la Regione Puglia ha messo su un marchio prodotti di qualità Puglia, che viene rilasciato a chi fa prodotti tipici pugliesi con materie prime pugliesi. Quindi sono molto importanti le certificazioni, perché partire dall'allevamento estensivo, perché il consumatore adesso quello vuole, viene in azienda per vedere come sono tenuti gli animali, tutte queste cose, perché poi noi saremo ognuno di noi a smentire tutte quelle notizie che fanno vedere nei mezzi di comunicazione. Quindi se la vacca vive bene, produce. Perciò noi siamo partiti prima dalla stalla, è stata la prima stalla che è stata realizzata 10 anni fa nel rispetto del benessere animale, tenendo conto dell'esposizione al sole e al vento. Quindi il consumatore vuole vedere tutte queste cose. Quindi se voi siete qui, sicuramente potete avere gli animali al pascolo, in malga, quindi la cosa ideale, dovete far vivere questi percorsi. Il consiglio, professore, devo aggiungere altro?
basta. Sei un torrente in piena, io sono molto contento. Quanto latte lavori al giorno? Allora, questo siamo partiti da lavorare circa 250 litri di latte, perché noi eravamo soci della più grossa cooperativa lattiero-caseari del Meridione. Purtroppo ci ha lasciati e quindi abbiamo perso pure un po' di soldi, quindi siamo stati costretti, perché mia moglie doveva lavorare solo due giorni a settimana, tre, su prenotazioni. Quindi doveva mungere 20 vacche al giorno per riempire le 8 ore lavorative, doveva lavorare un po' di latte su prenotazione. Quindi da lì siamo arrivati a 16 quintali di latte, 1600 litri di latte al giorno, di solo Bruno. Bene, complimenti e grazie di questa testimonianza. Adesso non so se la persona che voglio chiamare in causa ha voglia di dare un parere, per cui non la guardo, non la nomino, però se Raffaella vorresse venire qua, gli volevo chiedere due cose. Bene, allora Raffaella Angelini, la conoscete da Facebook, è una persona estremamente schiva, mi ha fatto l'onore Raffaella di venire in fiera, devo dire che ho insistito parecchio. Lei è la coordinatrice del gruppo Facebook Allevatori Italiani, che conta 45.000 iscritti. Quindi stiamo parlando di numeri da fantascienza. Cioè è più potente Raffaella che Ruminanzia. La cosa mi dà un po' fastidio, non è vero, sono molto contento. E allora, è un personaggio molto singolare. Io l'ho vista oggi, ci siamo conosciuti per la prima volta. Purtroppo nel digitale funziona così, ho conosciuto persone digitali oggi per la prima volta. Avremmo voluto organizzare altre cose, ma va bene. Lei sta, correggimi se sbaglio, provincia di Bergamo, in montagna. Quante vacche mungi, Raffaella? 9. 9 vacche. Okay. Però ha un carisma che riesce a tenere, a bacchettare i 45.000 indisciplinati, a volte anche un po' ignoranti, nel senso di modi, educazione. Perché? Perché comunque tu hai un linguaggio che è compreso. Io vedo anche che tu dai delle bacchettate, visto che lavori anche il latte, su alcuni aspetti legati alla lavorazione e alla distribuzione. Ci dai qualche battuta, Raffaella, su questo? Ma allora, io non sto a farmi pubblicità perché non è il caso, mi rilaccerei alla relazione sua. Ha detto tutte cose sacrosante, secondo me. Il problema non è tanto... Allora, nella mia valle, io sono in Val Seriana, dopo Bergamo, la mia valle è lunga circa 45 km, ci sono 80 caseifici autorizzati, 80 caseifici aziendali autorizzati, più tutti gli altri, perché sappiamo benissimo com'è la storia. Boh, chiudiamo qua. Il problema non è fare il formaggio, ha ragione lui, bisogna saperlo fare. E io sono 30 anni che lo faccio e ancora canno, quindi boh. Ma il problema è vendere il formaggio. Allora, chi pensa, prendo 33. Quando c'è stato la fine delle quote latte, da noi si sono inventati la quota storica. E la questione era così. Il latte che è consegnato l'anno scorso, 33 centesimi al litro, quello che produrrà in più, prezzo spot 28 centesimi. Anche tutti hanno cominciato a fare il formaggio. Risultato, c'è stato un intasamento micidiale sul mercato di formaggio pessimo, che non sapevano più cosa farne. Così è crollato il prezzo del formaggio, anche di quelli a norma. Allora, uno dei problemi che evidenziava lui è quello che le aziende, soprattutto quelle come la mia, hanno uno, massimo due addetti che devono fare fieno, stalla, caseificio, commercializzazione, e magari la moglie deve anche fare il letto e farsi i piatti e quella roba lì. Quindi la gente è veramente poca. Non pensate che il latte costa poco, allora apriamo il caseificio, perché non è così. A parte l'investimento iniziale, che non è proprio così indifferente. E qui torniamo al discorso, la prima cosa da fare in assoluto è chiamare quello dell'ASL e chiedergli cosa vuole, perché voi lo fate come volete, poi ogni addetto ASL
se la mena alla sua maniera, quindi quello che va bene di qua non va bene di là. Quindi la prima cosa da fare in assoluto è chiamare quello dell'ASL e dirgli cosa vuole, perché se non va bene a lui potete fare quello, non ve lo passano. E poi allora, lavorare il latte richiede tempo, perché non è una cosa che si fa a tempo perso, è un lavoro, perché il latte e la fretta non vanno d'accordo. Fare il formaggio ci vuole il suo tempo, quindi calcolate se avete la gente per farlo, se e soprattutto se avete la possibilità di venderlo, perché nella mia zona attualmente la gente sta andando in mano, i grossisti, a 2,50 euro al chilo. A questo punto vendete il latte, vendete il latte. Poi anche il famoso discorso che fanno a casa mia, me lo vendono poco, quindi devo farne tanto, fatene meno e fatevelo pagare di più. Cioè, impiegate un po', tenete meno vacche, fate meno formaggio, impegnate più tempo nella commercializzazione. Non è che perché non sapete cosa fare, non date al grossista perché è il primo che passa. Fatene di meno e fatevelo pagare di più, non ha senso, perché poi le vacche che voi prendiate 2 euro, 5, 10, mangiano sempre uguale. Quindi fatene di meno, impiegate più tempo nella qualità e nella commercializzazione. Io adesso non sto a farmi pubblicità, però visto che nella mia valle lo stanno vendendo 2,50 euro, io mi sono fatto il mazzo così e lo sto spedendo. Io tramite Facebook lo sto spedendo in Sicilia, lo sto spedendo in tutta Italia. Ne vendo un terzo, però prendo tre volte tanto. Cioè, valutate prima di tutto il prodotto che volete fare, la possibilità che avete di venderlo, perché se aprite l'81esimo caseificio nella mia valle, non penso che avrete molte possibilità di far fortuna. Bisognerebbe, a ragion di logica, puntare anche su un marchio, cosa che ho provato a fare ma poi ci ho rinunciato, puntare su un marchio, perché un marchio generico, cioè vi dovete differenziare in un modo o nell'altro, vi dovete differenziare. Altra cosa, abbiamo sempre fatto così, è vero, se una volta si facevano i formaggi da 6 kg, ma c'erano 10 in famiglia, adesso sono 2 in famiglia, il formaggio da 6 kg non lo potete più fare, cambiate formato, cambiate anche i gusti, una volta andavano i gusti molto più, i sapori molto più forti, adesso vanno i sapori molto più delicati, cioè non è che uno può dire io l'ho sempre fatto così e allora deve piacerti così, no, perché se lo vuoi vendere devi fare quello che ti chiedo, non quello che vuoi tu, bisogna essere molto molto elastici e cercare di stare dietro i tempi, non è che perché piace, deve piacere a tutti, anche io faccio del formaggio che, però se la gente vuole quello, io faccio quello, cioè non è che si può fare, bisogna seguire un po' quello che vuole la gente, in poche parole, e soprattutto differenziarsi e caratterizzarsi, basta anche poco, una rigatura, però il tuo formaggio deve essere il tuo, che si distingue dal suo, e poi possibilmente... Ecco, poi io cerco di non usare fermenti, cerco di non usare, cioè di avere il mio di gusto. E il formaggio deve essere saporito, non salato. Poi bisogna sapere cosa si fa, indubbiamente. Raffaella, grazie della testimonianza. Non lo so, questo workshop è molto strano, perché, diciamo... stiamo improvvisando in una maniera mostruosa e adesso chiamo un'altra persona in ballo e poi alla fine voglio far chiudere ad Arrigo Milanesi. Ma le banche, cioè una banca, io ho i soldi da parte, apro il caseificio, va bene, però magari non ne ho proprio e devo ricorrere al sistema bancario. Vedo che stai ridendo, ti invito qua, vieni Milady. E volevo chiedere, ma ripeto, stiamo improvvisando, io chiamo chi conosco. Ciao. Tutto bene? Sentiamo un attimino l'opinione di Cari Parma, quindi di Credit Agricole, scusate. Sbaglio sempre le... quando sono delle multinazionali le sbaglio sempre. Sentiamo Credit Agricole, ma cioè una banca come la vostra, che ha una fortissima vocazione agricola, no? È una cooperativa, se non ricordo male, francese. Cioè, se deve venire un allevatore a dire adesso ho fatto tutto quello che Galliani mi ha suggerito, ho fatto tutto un percorso, cioè ho deciso, farò il caciocavallo blu, perché il caciocavallo blu lo vendo bene perché sto nella zona verde e quindi voglio fare, quindi ho la disponibilità di mandare mia figlia o io stesso a fare il corso all'accademia e quindi... insomma, faccio le cose per bene, però non ho una lira. Vado in banca, chiamo Milady Gelati,
che segui la Lombardia, è un po' Piacenza, che è un po' Lombardia, no, Emilia, e cosa gli devo chiedere per avere la possibilità di veder finanziato il mio sogno imprenditoriale? Grazie Miledi, scusa se t'ho tirato dentro così. Buongiorno a tutti. Io sono specialista agraria di questa banca per una zona, diciamo, delimitata, una direzione regionale che comprende 4 province lombarde, cioè Cremona, Brescia, Lodi e Mantova, e anche Piacenza. Che cosa dobbiamo suggerire all'imprenditore che si presenta in filiale oppure quando andiamo a visitarlo noi in azienda per valutare il suo progetto aziendale? Intanto la validità del suo progetto, perché è importantissimo. Mi sono trovata di fronte, e non una volta sola, a persone che si inventano di fare un'attività completamente diversa dalla loro esperienza solo perché hanno sentito dire che facendo quel tipo di attività si prendono soldi. E già da lì io li elimino dalla mia agenda, perché non ci si può inventare imprenditori dall'oggi al domani. Mi dispiace, con tutta la buona volontà, ma io non accetto questa tipologia di investimento. Quindi valutare attentamente il progetto, valutare anche il sogno, come diceva Alessandro, del ragazzo, della persona che mi trovo di fronte. Perché se una persona, se un ragazzo, parliamo di ragazzi che magari sono quelli che sono anche agevolati da PSR per l'insediamento giovani, ci sono delle agevolazioni fiscali per cui devono essere informati anche su questo, che è molto importante. Quindi essere collegati a un sindacato di categoria o uno studio di consulenza che possa rendere edotti di tutte le agevolazioni fiscali che ci sono a livello regionale, nazionale ed europeo, è molto importante, soprattutto quando si parte senza un soldo. È già lì. Ecco. Valutiamo sicuramente le garanzie a latere, perché la banca non fa mai beneficenza, quindi se presta dei soldi li vuole anche indietro, c'è questo vizio. Cerchiamo però, nel valutare il progetto e le garanzie che ci possono essere, anche quello che è, come dicevo prima, il sogno della persona. Se io mi trovo davanti una persona che ha entusiasmo e che vuole, ha ben preciso, diceva bene il signore di prima, il progetto, dove vuole arrivare e gli step che deve affrontare, mettendosi sempre a confronto periodicamente di quello che sta raggiungendo, ecco, già questo è un qualcosa che depone a suo favore. Vuol dire che ha chiaro l'obiettivo, poi gli incidenti di percorso ci possono sempre essere in qualsiasi attività. Possiamo essere tutti bravi, ma ci capita qualcosa di imprevisto che poi magari ci allontana un po' dal percorso che avevamo immaginato, ma questo capita a tutti in qualsiasi attività. L'importante però è avere chiaro l'obiettivo, dove si vuole arrivare. La banca apprezza il progetto, suggerisce quelle che sono le garanzie che possono tutelare sia la persona che ha in mente di fare il progetto, ma anche la banca stessa che presta i soldi. Perché, come dicevo, non siamo un ente di beneficenza. Raccogliamo denaro dai risparmiatori, lo dobbiamo investire ad allocare in modo corretto, perché abbiamo dei doveri nei confronti dei nostri azionisti. Quindi mi sembra che sia un ragionamento che vale per tutte le aziende. Quindi analizzare sicuramente tutte le agevolazioni che ci sono a livello, come dicevo prima, regionale, nazionale ed europeo, le garanzie a cui si possono ricorrere, per esempio Ismea. Tanto per dire, Ismea presta, che è lo Stato, presta garanzie dirette che hanno un peso specifico molto importante anche per le banche. Poi ovviamente se il giovane nasce da una famiglia che comunque ha un po' di patrimonio o ha del reddito su cui può contare, gli si può anche chiedere se i genitori possono
fare da garanti per il ragazzo finché non si mette in piedi, finché non diventa autonomo. Quindi non c'è una regola ben specifica. Ci sono tanti casi da valutare. Noi cerchiamo di confezionare il vestito più adatto alla persona che ci troviamo di fronte, però è assolutamente necessario che la persona che io mi trovo di fronte sia una persona seria, che ha un progetto serio e che sa dove vuole arrivare. Milady, chiara come sempre, grazie. Scusami se ti ho coinvolto così. A questo punto direi, questo caseificio è nato, no? Visti tutti i premessi, eccetera, l'abbiamo fatto, è attivo, è tutto perfetto, però deve cominciare a produrre il formaggio, viene venduto e bisognerà capire se quello che noi pensavamo in teoria, come hai detto tu, Minello, poi alla fine è concreto, cioè questa attività genera reddito. Siccome molti caseifici aziendali sono aziendali, quindi ricadono nella stessa ragione sociale dell'azienda agricola, spesso si fa fatica, e questo l'abbiamo visto con Arrigo Milanesi, no Mirko, a capire se l'allevamento che fa sopravvivere economicamente il caseificio o il caseificio che non fa fallire l'allevamento, e quindi rimane questo dubbio e questo a volte rimpallo di responsabilità: se non ci fossi io avresti già chiuso e viceversa. E quindi volevo chiedere ad Arrigo, perché Arrigo ha sviluppato un metodo piuttosto, secondo me, affascinante di gestire il conto economico per rami d'azienda, ma ce lo spieghi un attimo? Dunque, se uno attiva o apre un caseificio, si chiama caseificio agricolo perché fa parte di un'azienda agricola, per cui il titolare o la famiglia o chi per essi hanno sostanzialmente deciso di ampliare il perimetro della propria attività. Si parte dalla campagna, si producono dei foraggi, li si integra, facendola breve, con dei concentrati che si acquisiscono sul mercato, si dà da mangiare delle vacche, le vacche producono del latte. Decidiamo di fare del caseificio, per cui apriamo un'altra attività, un altro ramo d'azienda. Quando uno decide di fare una roba di questo tipo, sostanzialmente lo fa perché vuol guadagnare. Vuol guadagnare di più di quanto non gli capitasse prima, perché altrimenti non c'è una ragione diversa per la quale uno decide di dire: ma sai che ti dico, lavoro di più per guadagnare uguale. A meno che siamo nell'economia sociale, ma non funziona. Per cui, per forza di cose, l'obiettivo in una situazione sana è quello di guadagnare di più, di avere una maggiore remunerazione complessiva per l'azienda. In fondo, per avere una maggiore remunerazione a litro di latte. Perché il punto di partenza è: io do il mio latte oggi a X, mi paga Y 40 centesimi al litro, non mi basta. O non mi basta, oppure ho delle aspettative per poter aumentare il guadagno sul litro di latte. Altrimenti non c'è un motivo per fare un'operazione di questo tipo. Per cui, questo è mi sembra che sia la base che spinge una persona a dire: ok, mi metto e faccio un'attività che è nuova per me, per quanto sia all'interno della filiera di cui faccio parte, ma è un'attività in più. Dico questo perché ce ne potrebbero essere delle aggiuntive. Prima veniva citato l'agriturismo, per cui è comunque un'attività in più. Se l'obiettivo di questa attività è guadagnare, occorre avere degli strumenti per definire se questo succede o non succede. Perché se questo succede, bene, si possono sviluppare ulteriori ragionamenti. Per dire, si può essere stimolati ad aumentare le quantità. Ma se questo non succede,
qualcuno deve anche decidere se staccare la spina o se andare avanti nelle condizioni, diciamo, non di creazione del valore aggiunto, ma di distruzione di un valore aggiunto. Per cui se uno che ha un caseificio o intende aprire un caseificio deve per forza avere uno strumento attraverso il quale controllare se questo succede o non succede, perché le azioni che può fare sono diverse in un caso e in un altro. Per cui cosa significa questo? Significa che, come in qualsiasi impresa di tipo industriale, lo dico nel senso buono di questo termine, occorre spezzare la propria attività e la propria rendicontazione di costi e ricavi in rami d'azienda. Non importa se uno ha 10 vacche o 1000, o se fa le scarpe o se fa i bulloni. È una logica di analisi della propria attività economica. Che poi lavoriamo in agricoltura o in un altro settore, da questo punto di vista, da un punto di vista strettamente economico, in fondo è un dettaglio. Per cui, così come immaginiamo proprio una specie di cascata, all'inizio fu la terra dà i suoi prodotti alla stalla. La stalla deve dimostrare di creare un valore aggiunto, di marginalizzare, perché se non marginalizza è meglio chiuderla subito. Perché se la stalla distrugge valore che invece viene creato dalla terra, cioè o cambio qualcosa o la chiudo, non c'è un'altra possibilità. Allo stesso modo, a valle della stalla ci sta il caseificio. O il caseificio guadagna, cioè la differenza tra i costi e i ricavi danno un valore positivo, o altrimenti i casi sono due: o cambio qualcosa o chiudo, perché continuare a farsi del male non è una gran politica. I trasferimenti, allora, per cui in un'azienda che ha un caseificio sostanzialmente ci sono tre rami d'azienda: la campagna, che vende i propri foraggi al valore di mercato alla stalla, per cui il fieno costa 18 euro al quintale, se lo vendo sul mercato, bene, lo vendo alla mia stessa stalla a quel prezzo lì. Perché la campagna deve fare il suo conto, come se fosse un'azienda staccata. La stalla deve fare il suo conto acquistando sul mercato i prodotti, per quanto siano prodotti interni, al prezzo di mercato, come se le acquistasse da un vicino. Allo stesso modo il caseificio. Il caseificio che lavora il latte interno acquisisce il latte al valore di mercato, come se il caseificio lo acquistasse dall'esterno e come se la stalla lo vendesse al proprio caseificio allo stesso modo al quale lo venderebbe se lo dovesse vendere all'esterno. Per cui a questo punto la stalla ha dei costi che in parte derivano dalla campagna, in parte dall'acquisizione di beni e servizi esterni. Il caseificio è la stessa cosa. Ha dei costi che chiamiamo trasferimenti, che sono interni. La metà del proprio del latte che lavoro viene dalla mia stalla. Io vendo l'altra metà del latte a 40 centesimi. Bene, la parte che il mio caseificio lavora la acquisisce internamente per i miei conti a 40 centesimi. Per cui a quel punto ho una struttura di costo delle materie prime. Questo tipo di struttura è la sola struttura che permette di analizzare e sezionare l'attività, perché altrimenti è esperienza di ciascuno. Siccome un'attività di questo tipo non può essere condotta da una persona sola, ma normalmente c'è un coinvolgimento familiare e normalmente ci sono delle responsabilità, per cui spesso c'è: ok, io mi occupo della stalla,
quell'altro si occupa della campagna, quell'altro ancora si occupa del caseificio. Quando le cose vanno molto bene e ci sono fiumi di soldi, nessuno dice niente perché poi va bene tutto. Ma siccome questa nella normalità non è la condizione reale, e cioè uno si deve sempre confrontare con risorse limitate, per cui alla fine cominciano i rimpalli, a cui io ho assistito peraltro. Io ti do del latte e tu fai presto, guadagni, perché il mio latte tu ce l'hai per niente, ho capito che guadagni, no? Questa, a parte le discussioni familiari che questo crea, ma c'è un punto imprenditoriale che è ancora più importante. Se non sappiamo dove guadagniamo e dove perdiamo, come facciamo a migliorare? Come facciamo a decidere dove investiamo? Allora, mettiamolo in questo modo: abbiamo guadagnato, a occhio e croce abbiamo guadagnato 50.000 euro. Possiamo fare degli investimenti, ma dove li facciamo? Li facciamo in stalla? O li facciamo nel caseificio? E se li facciamo nel caseificio, li facciamo in produzione o li facciamo potenziando la rete vendita? Per cui, se non abbiamo una definizione di questa struttura di ricavi e di costi, la nostra ricadiamo in quello che diceva prima Mirko, e cioè stiamo improvvisando. Mai potremo avere diciamo una buona luce sul percorso che possiamo fare, perché poi ognuno ha la sua ragione. C'è il fratello che vuol cambiare il carro dell'Unifeed, e tu gli puoi dire di no, il carro è vecchio, non ha torto, però uno vuole comprare, che ne so, una polivalente, adesso dico una roba qualsiasi, no? Perché questo gli permetterebbe di fare degli altri prodotti che poi dopo sul mercato... E chi c'ha ragione? Un anno uno, un altro l'altro, un anno l'altro, diciamo, per farla un po' salomonica. Ma è sempre un modo di affrontare i problemi improvvisato. Non è un modo strutturato attraverso il quale uscire con una decisione sensata e poggiata su qualcosa di solido, su dei numeri solidi. Grazie per la tua chiarezza lapidaria. Abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualche intervento, ben volentieri, domande, considerazioni. Tanto noi andiamo avanti, nel senso, seguiteci su Ruminanzia, la rubrica Domus Casei. Chiederemo, e lo chiedo ufficialmente, così non mi può dire di no, a Milanesi se ogni tanto ci dà qualche perla di economia, oltre alle perle di Mirko sulle tecniche casearie e non solo. Per cui grazie anche a voi che siete su Facebook, e ci rivedremo alla prossima occasione. Grazie.